Amici di tuttoandroid.net, in questo video recensione di eCore Go Watch, uno smartwatch di cui abbiamo fatto l'unboxing alcuni giorni fa. Partiamo dunque subito con l'analizzare l'hardware e l'ergonomia. Abbiamo un cinturino in gomma che personalmente trovo sia comodo che scomodo, nel senso che è molto elastico, non è un cinturino metallo, quindi freddo quando si indossa. Tuttavia personalmente mi ha fatto sudare un po' il polso e di conseguenza l'ho dovuto togliere, soprattutto durante la notte. Abbiamo poi un corpo di 1 cm in plastica che tuttavia è ricoperta anche di gomma. Infatti il dispositivo è certificato IPX7, ciò vuol dire che supporta immersioni per 30 minuti alla profondità di un metro. Abbiamo 49 mm di altezza, 37.5 di larghezza e ripeto 11 di mm, 43 grammi di peso, quindi abbastanza leggero come dispositivo. Caratteristiche tecniche: CPU da 1 GHz in accoppiata con 512 MB di memoria RAM, 4 GB di memoria interna, quindi non così tanta memoria. Display LCD TFT da 1.54 pollici, risoluzione 240x240 pixel con una densità di pixel pari a 220 ppi. Ovviamente un display multitouch, in quanto poi andremo a vedere una gesture che ci permette di andare indietro. Sul piano fisico abbiamo tasto power, accensione spegnente standby sul fianco destro, subito sotto il tasto back, sul fianco sinistro jack da 3.5 per le cuffie e per la ricarica e trasferimento file, e il microfono principale per andare a registrare suoni. Per utilizzare lo smartwatch abbiamo bisogno di uno smartphone con un'applicazione preinstallata che si chiama Go Watch Sync, che ci permette di fare il pairing con lo smartwatch. Possiamo testare la ricezione di una notifica, come vedete abbiamo appena ricevuto una notifica tra l'altro di Google Now. Possiamo poi andare in sincronizzazione per vedere le impostazioni che sono diverse. Partiamo con la prima, dove possiamo andare a decidere quali servizi sincronizzare, come ad esempio gli SMS, i contatti, registro chiamata e l'ora. Abbiamo poi la possibilità di preconfigurare dei messaggi veloci che possiamo inviare poi attraverso lo smartwatch. Possiamo, tralasciando le altre due funzionalità, passare subito ad applicazioni. Cosa ci permette di fare questo? Questo ci permette di selezionare di quale applicazione ricevere notifiche sullo smartwatch. Caratteristica infatti molto interessante del Go Watch è la possibilità di ricevere tutte le notifiche, tutte tranne appunto quelle che andremo a deselezionare. Consiglio di deselezionare ad esempio Google Now, che manda notifica raffica tipo ogni 5 minuti e lo smartwatch non fa altro che vibrare. Possiamo poi abilitare e disattivare la ricezione delle notifiche, ma cosa un po' inutile in quanto è la funzione principale dello smartwatch e basta. Mettiamo via lo smartphone, prendiamo il cavetto, cosa serve? Allora, intanto è USB jack da 3.5, permette la ricarica, il trasferimento file da computer, quindi di musica o ad esempio APK, ne parleremo subito dopo, e jack da 3.5 che ci permette di collegare delle cuffie e quindi ascoltare la musica che abbiamo caricato sullo smartwatch. Avviciniamo un po' ora la videocamera in modo da vedere meglio il display. Andiamo ad accenderlo. Sistema operativo Android 4.2.2 Jelly Bean, aggiornato ultimamente a KitKat, quindi una volta aperta la confezione riceverete subito l'aggiornamento di Android 4.4 KitKat. Molto interessante la possibilità di andare a vedere, o meglio impostare, diversi layout dell'orologio. Facendo uno swipe da destra verso sinistra abbiamo le applicazioni, mentre al contrario, da sinistra verso destra, avremo dei collegamenti rapidi. Metto un attimo meglio a fuoco la videocamera, aspettate un secondo. Ok, ci siamo. E parliamo di software. Come dicevo, KitKat, alcune applicazioni sono preinstallate, altre sono installate da me. Cosa molto interessante, infatti, è la possibilità di poter installare qualsiasi applicativo Android, avendo ovviamente un sistema operativo Android, e purtroppo alcune funzionano, alcune no, dipende se supportano la risoluzione 240x240.
Partiamo dunque con l'analizzare quali applicazioni sono preinstallate, ad esempio Agenda è una di queste, è una sorta di calendario che si sincronizza con il calendario dello smartphone. Per tornare indietro possiamo utilizzare il tasto back qui in basso oppure uno swipe a due dita dall'alto verso il basso. Analisi del sonno, un'applicazione che andrebbe attivata quando si va a dormire, ci analizza un po' quanto dormiamo in modo leggero e quanto in modo profondo. Calcolatrice, nemmeno sto ad aprirla. Fotocamera è una di quelle un pochettino più particolari in cui ci serve lo smartphone. Infatti, se andiamo ad aprire la fotocamera, si avvierà sullo smartphone questo widget che è possibile anche andare a disattivare e possiamo andare a scattare fotografie subito premendo il tasto in basso a destra. Invece col tasto in basso a sinistra sullo smartwatch possiamo passare tra la fotocamera frontale e quella posteriore. Ovviamente dobbiamo aspettare qualche secondo per fare lo switch. Usciamo e andiamo a vedere le altre. Abbiamo chiamate dove possiamo ritrovare le chiamate ricevute ed effettuate. Cofit è un semplice contapassi. Contatti per esplorare un po' i contatti all'interno del nostro smartphone. Facebook è una di quelle applicazioni che ho installato io. Come ho fatto? Ho praticamente trasferito la pick-up sulla memoria dello smartwatch all'interno di download, ma è possibile andare poi in qualsiasi cartella. Tappando poi sulla pick-up questo si installa. A causa delle caratteristiche tecniche un po' vecchi, diciamo, ci ha messo un po' ad installarlo, però funziona. Non so da aprirlo perché non è applicazione default, quindi è meglio vedere quelle installate di default. Flappy invece è una di quelle applicazioni che ho installato io, ma che non funzionano, probabilmente non supporta la risoluzione 240x240. Line è il client per il servizio di messaggistica che ritroviamo anche su Android, Meteo per andare a vedere le previsioni meteorologiche, Swipe ancora e troviamo Musica. Musica è un lettore multimediale di canzoni che abbiamo caricato all'interno della memoria e che vogliamo ascoltare attraverso il jack da 3,5 mm sul fianco sinistro. Tasto opzioni è semplicemente un link alle impostazioni, impostazioni che sono modificabili come il wifi, il bluetooth, l'orologio, le notifiche, il display. Molto importante la voce del display in quanto possiamo andare a impostare il grado di luminosità, ma anche se è possibile attivare o disattivare lo smartphone semplicemente facendo un gesto con il polso. Su standby, altra voce importante per l'autonomia che ci permette di settare tipo 20 secondi di standby di display acceso prima di arrivare in standby. Lingua, ovviamente per impostare la lingua dello smartwatch e poi localizzazione. Come avete visto, vi ho ricevuto due notifiche, sono entrambe aperte subito e l'orologio ha vibrato. Torniamo indietro e andiamo a vedere le altre applicazioni. Abbiamo Quick Settings della tastiera. Fondamentale perché per attivare la tastiera dobbiamo andare intanto all'interno di questa applicazione. Fare Edit Keyboard Settings, attivare Any Soft Keys e successivamente andare su Change Keyboards e selezionare di nuovo anche qui Any Soft Keyboard. In questo modo cosa succede? Che se noi abbiamo bisogno di una tastiera, ora per esempio per configurare l'account di Facebook, ma ve lo faccio vedere direttamente da qui, possiamo andare a digitare il testo semplicemente con la tastiera. Purtroppo non funziona con l'applicativo messaggi, lì abbiamo i messaggi che abbiamo preconfigurato all'interno dello smartphone con l'applicazione Go Watch Sync. Andiamo a vedere le altre applicazioni. Abbiamo Recorder per registrare l'audio grazie al microfono, anche questo sul fianco sinistro, molto bello per registrarsi delle note al volo. SMS, come dicevo, per leggere ed inviare SMS preimpostati. Sveglia andiamo ad aprirlo, è l'applicativo Android, insomma, e permette appunto di impostare delle sveglie che si attiveranno con la vibrazione all'ora preimpostata e poi infine abbiamo timer oltre alla seconda impostazione della keyboard, ma lasciamo perdere. Queste un po' insomma dunque le applicazioni preinstallate. Come dicevo, si possono installare di nuove grazie al File Manager che permette di andare un po' ad esplorare la memoria interna e quindi ad andare ad aprire gli APK delle applicazioni caricate.
Se andiamo poi sulla sinistra dell'orologio, orologio che ritroviamo qui, che vi ricordo ha diversi temi sia analogici che digitali, abbiamo poi dei collegamenti rapidi. Intanto qui abbiamo la possibilità di cambiare la luminosità subito al volo. A destra abbiamo la possibilità di attivare e disattivare Bluetooth, qua sotto di attivare e disattivare la vibrazione, e poi l'ultimo pulsante è per andare alle impostazioni. Livello della batteria, 46%, parliamo di batteria, permette a mio avviso un'autonomia di circa 36 ore con utilizzo normale, ovvero ricezione solo delle notifiche e poco altro, diciamo che non sono andato su Facebook. Ovviamente, come per tutti i dispositivi tecnologici, dipende un po' dall'uso che se ne fa. In questo momento lo stiamo utilizzando molto intensamente, soprattutto col display, e quindi velocemente si abbasserà. Magari lo rivediamo fra 2 minuti quando la recensione sarà finita e probabilmente arriveremo al 43%. Quindi 36 ore con un utilizzo normale, un 24-20 ore con un utilizzo magari fatto più intenso. Ricordo poi che se attiviamo l'attivazione del display con la rotazione del polso, la batteria si riduce velocissimamente. Ultime schermate, abbiamo possibilità di aggiungere nuove schermate che non abbiamo inserito, come vedete ce ne sono altri, insomma sono praticamente i widget, e possibilità di attivare e disattivare la musica sullo smartphone. Vediamo se parte. Ok. Possiamo ovviamente aumentare il volume, cambiare traccia e cose simili. Questo poi, come sentite, è diciamo un po' il ritrova mio telefono. Funzionalità che può essere utile quanto no, in quanto la distanza massima può essere quella di 10 metri, quella del Bluetooth, però se non troviamo più il telefono perché è sparito tra i cuscini del divano, sicuramente questa applicazione può diventare più utile. Widget è anche di Cofit, come dicevo, un contapassi che va a registrare tutte le nostre attività. Che dire? iCore GoWatch è sicuramente molto interessante. I punti di forza sono intanto il display che è comunque buono, anche sotto il sole si riesce a vedere bene. Purtroppo il display, essendo di plastica, tende un po' a fare da ombra quando c'è il sole diretto, però comunque in generale si vede abbastanza bene, soprattutto con la luminosità al massimo. Caratteristica molto importante, come dicevo prima, è la possibilità di ricevere tutte le notifiche sullo smartwatch. Questo quindi cosa comporta? Che ogni volta che noi riceviamo una notifica sullo smartphone, viene riportata sullo smartwatch, questo si mette a vibrare e così ci avvisa. Abbiamo aperto in background appunto la tendina delle notifiche per mostrarvela un po'. Innanzitutto, non per tutte, ma per alcune abbiamo la possibilità di vedere alcune informazioni, come ad esempio in Gmail possiamo vedere l'oggetto in questo caso. A volte vediamo il mittente, come in questo caso, dipende un po' da che tipo di mail riceviamo. Poi abbiamo altre notifiche dove non vediamo niente, non abbiamo nessuna informazione, facciamo subito una prova di ricezione delle notifiche. Ora invio una mail con il Moto X di cui faremo una recensione fra qualche giorno. Eccola qui. Come vedete, in questo caso abbiamo due email ricevute sullo stesso account, e di conseguenza non ci mostra nient'altro che appunto il numero di email che non abbiamo ancora letto. Questo è un po' in linea generale le notifiche del GoWatch. A mio avviso sono sufficienti, purtroppo non si può aprire l'applicazione come avviene sullo smartphone, però comunque diciamo che è un buon sistema di notifica. La batteria, come vi dicevo, permette un'autonomia di circa 36 ore, il display che si sporca un pochettino. 36 ore con un utilizzo normale, 24 con un utilizzo un pochettino più intenso. Vi ricordo, disabilitate l'attivazione automatica con la rotazione del polso perché davvero risucchia, è molto sensibile, quindi tende ad accendere il display molto spesso. Impostate un timeout di display di circa 10-15 secondi e state tranquilli che un 30-36 ore le farete sicuramente. Prezzo 139 euro, disponibile su iCore.it. Direi che con iCore GoWatch è tutto, un saluto da Michael per tuttoandroid.net.